Faccio un punto, punto fatto, faccio festa. Faccio un giro, vado intorno, faccio festa. Voglio andare molto lontano per sapere come tornare e guardare con occhi grandi che non possono mentire, consapevole dell'immensa fantasia. E se torna e se va, non mi importa, perché faccio tutto, tutto fatto, faccio festa. Faccio un giro, vado e torno, faccio festa. Un grande disturbatore, un grande amico e un grande artista che ha radunato non so bene davanti a sé, non so bene che cosa farà, so e ne sono felice che è Paolo Belli. Paolo, dove sei? Cosa combini? Ciao, buongiorno a tutti. Io sono un grande cialtrone, però ogni tanto mi piace fare le cose, mi piacciono fare le cose serie, e vorrei partire dalla cosa forse più importante dal punto di vista proprio artistico e musicale, perché sono qui con Antonio Preziosi, il direttore di Radio 1, la radio, tu sai quanto è importante, quanto l'estate e quanto lo sarà per il Giro d'Italia. Buongiorno direttore. Buongiorno Paolo, grazie per le tue belle parole. Radio 1 è la radio del Giro d'Italia, perché da sempre noi seguiamo con grande attenzione il Giro. Ricorderai la famosa frase di Ferretti: un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. Bene, anche quest'anno, come tutti gli anni, Radio 1 e il giornale Radio Rai seguiranno tutto il Giro d'Italia, lo seguiranno come al solito con grande passione. E un cialtrone come me può stare dentro la radio, dentro la televisione, al Giro d'Italia? Tu non solo non sei un cialtrone, ma sei un grande artista, lo sai bene, sai di esserlo, ma sei un grande raccontatore del Giro d'Italia. Non a caso anche l'anno scorso con Radio 1 lo hai raccontato ai nostri radioascoltatori, ci manchi anche un po', però comunque anche così, vedendoti in TV, non riusciamo a sentire la tua mancanza. E allora, visto e considerato che devo mantenere fede alla mia cialtronaggine, faccio tutto, tutto fatto, faccio ballare il direttore. A te. Io adesso andrò alla partenza qui a Venaria, poi andrò a trovare anche il pubblico, che è la vera anima del Giro d'Italia. A io te, so Marino. Che hai anche una band vicino a te, vuoi anticiparti quello che stai per combinare? No, no, ancora presto, ancora presto. Grazie. Ciao, Paolo, direttore. Ciao, direttore, naturalmente. Avevate voluto Belli, ecco Paolo Belli, non so dov'è, non lo voglio sapere, ma ve lo faccio vedere. Prego Paolo. Marino, sono qui con Walter De Silva, Paolo Tartaglione, Giorgetto Giugiaro, Caban Joseph e il nostro direttore generale, perché qui sta per partire il Giro d'Italia, la vera cronometro. Questa è la squadra dei designer e il direttore tecnico, guardi, abbiamo il dottor Giugiaro, ma abbiamo Felice Gimondi. Cioè, non è che una squadra così, tanto per dire. E adesso vedrai il nostro direttore tecnico che farà partire la squadra. Lui darà l'1, 2, 3 e voi pronti per partire. 1, 2, 3, via! Angelo, mi sembra che la squadra sia pronta. Effetto alpino. Ah, perché qui è vero, perché ci sono gli alpini in giro per Torino. Tu dici che hanno fatto degli stop. Dei pit stop, parecchio stop, è vero? Sì. Tanti pit. A che ora partirete, ragazzi, voi? Primi noi. Siamo i primi. Mezzogiorno di fuoco. E il giro invece quando partirà? 15:50 in 167 paesi al mondo e su Rai 3. L'ultima squadra che partirà? Vacanzolai, credo, però è un dettaglio. È un dettaglio. Ok. Buon Marino. Lavoro. Marino, sì. Sei pronto che vengo lì a farti ballare tra poco? Io non ho problemi, perché non fai cantare Zomenian? Angelo, la prima canzone che ti viene in mente pensando al Giro d'Italia? È un gran bel giro. Chi l'ha scritto? Paolo Belli. Adesso quest'anno dovrai imparare anche la canzone nuova. Sì, ma resta un gran bel giro. Quello sempre. Ok, allora lo farò cantare tra qualche giorno. Grazie Paolo, prima di l'auricolare, e credo, temo che sia Paolo Belli. Che sì. Vuoi Paolo? Che è succede? Appena partito il Giro d'Italia, guarda, è partito adesso in questo momento il Giro d'Italia, ufficialmente. Ma chi sono questi signori? Sono la prima squadra a cronometro, o sbaglio? Ho sbagliato io? Ma chi sono questi signori? Chiamane uno, fermane uno, chiediglielo. Sono già andati. Che ferma il primo che capita e fai finta che sia un partecipante al Giro d'Italia. Volentieri. Trovane uno. Guarda, no, vabbè, tra poco. Va bene.